Ora si sente però. Ora si sente, vero? Qualche inciarmo che ho fatto con OBS per fargli vedere Tiff e adesso non vede più il gioco però. Potevate non dirmelo, eh. Facevate finta che sentiste cosa dicevo e, no, e adesso si è rovinato tutto. Adesso non si vede più il gioco. Colpa vostra, eh. Perché stracacchio non si vede più il gioco adesso? Proviamo così. Perché non vede proprio la finestra del gioco. Non gli risulta più la finestra del gioco. Bene, provo a riavviare il gioco. Cinque modify, ho provato tutto. Sono stato un'ora a fargli aggiustare robe per far funzionare sto cazzo di gioco del 99 prima. Sono stato un'ora. Oh, cioè, non tocchiamo più niente. Ok. Dicevo, cosa vi siete persi? Niente. Ho detto buon Natale a tutti. Ben trovati. Potete leggere il labiale, so. Potete mettere sottotitoli automatici, tipo quello di YouTube. Tanto va. Cosa potrebbe andare a me storia? Tiff, tu hai bisogno di qualche source supporto? Giro avviando tranquillamente da Steam. È una bella domanda a cui ti risponderò, non lo so. So per certo di aver installato la super mega patch consigliata da tutti, che non credo sia un port, se credo sia semplicemente una patch che... Però in effetti no, però mi pare che aggiorni il motore allo stessa cosa che lo stesso motore che veniva usato per il primo Tiff. Di che adesso non ricordo come si chiama, Dark Engine o qualcosa del genere. Quindi forse sì. Sì, TFX, stessa identica cosa per il 2, proprio pari pari. In più dovrei aver installato delle texture in alta risoluzione che dovrebbero essere però letteralmente identiche a quelle originali, semplicemente un po' più definite. Quindi non dovrebbe sbarellare l'estetica del gioco. Tutto il resto dovrebbe essere a posto. L'audio si sente il rumore di wum wum wum. Sembrerebbe di sì. E niente, c'è anche la mod per inserire l'insalata e rinforzo del gioco? No, fortunatamente no. Ce n'è già abbastanza al mondo di insalata e di rinforzo, credo. Non c'è bisogno di rinforzare. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Noi abbiamo giocato il primo Thief The Dark Project un paio di annetti fa, quasi 3 anni, 2 anni e mezzo fa più o meno, era prima della pandemia. Ah, c'è pure scritto sotto HD Texture Mode, non ci avevo fatto caso. E cosa avevamo fatto? Avevamo praticamente sconfitto questa misteriosa entità chiamata il Trickster, se non ricordo male, che ci aveva mandato a prendere questo strano occhio, questo strano manufatto a forma di occhio. Poi si era scoperto che ci stava tradendo, ci aveva rinchiuso in una, sotto la gilda sotto la villa di un tizio, eravamo dovuti scappare inseguiti da mostri e altre cose orribili, se non ricordo male. E il gioco mi pare finiva con Garrett che si allontanava nella notte, con un misterioso occhio meccanico, credo, al posto dell'occhio che gli avevano strappato nel corso del gioco. Sono quelli fatti con l'IA? Non lo so, ma è tutta roba che ho fatto mesi fa, eh. Cioè, non ho l'insalata di rinforzo. Già, c'è un'altra cosa. Non c'entra niente il polletto rafforzante del compianto YouTube. L'insalata di rinforzo è una roba tipicamente peterrona dei cenoni di Natale e Capodanno. Lascerò a Just, nel caso tu non lo sappia, spiegarti in cosa consiste. Mentre questo è Thief 2 The Metal Age, sempre sviluppato da Looking Glass, perché ancora esisteva Looking Glass, sarebbe credo fallita da lì a poco. Tant'è che il terzo capitolo l'ha fatto invece Ion Storm, no? Quelli di Deus Ex, no? E
E niente, dai, vediamo come ricominciamo. Io lo giocherei a normal come il primo, perché questi sono giochi che ad hard sono hard sul serio, e secondo me è la difficoltà più alta e più il pretende che tu conosca già bene il gioco, perché sai quali cose comprarti, quali cose portarti. Quindi secondo me mi conviene giocarli a normal. Questo è un gioco del 99 o 2000, non mi ricordo di che anno è. Quindi è la difficoltà di quegli anni, non è la difficoltà di adesso. Boh, pronti per la intro? I've always equated feelings with getting caught. They both get in the way of my money. Vabbè raga, ci attacchiamo al tram e ci facciamo una bella cattura monitor, eh? Siamo tutti più contenti così? Nonostante io abbia buttato una giornata a cercare di risolvere sta cosa. Ci facciamo un bel cattura monitor, eh? Siamo tutti più contenti così. Senza ste cose avverinistiche di cattura al gioco, cattura finestra e cose del genere. Il grosso errore mio era stato giocarlo ad hard. È figo perché devi scappare alla fine, ma la seconda metà no, la seconda metà era stro incubo. Cioè, come ti sei fatto quella missione insopportabile di fuga dalla villa lì con quella, quei mostri? Quella era veramente irritante proprio. Già normal. Il problema temo sia che sto gioco, essendo un gioco di quell'epoca, ogni volta che passa da una schermata all'altra cambia risoluzione, cambia, e quindi si impazzisce OBS, quindi no. L'insalata di rinforzo è tipicamente un'insalata con una forte presenza di cavolfiore, cetrioli, olive e papaccelle. Cavolo, sì, abbiamo detto broccoli pure volendo. Le papaccelle sono dei peperoni sott'aceto, fondamentalmente. Dei peperoncelli rotondi e sott'aceto, sì. Che ho scoperto per la serie, prima di cominciare a giocare, ultimo aneddoto nazional terrone, che a quanto pare si chiamano in un modo diverso solo dalle parti mie, perché dalle parti mie le papacelle le chiamano le chiocchiere, e chiocchiere per essere precisi, con la cheva ovviamente. Però nessun altro le chiama così, credo. Cioè tutte le persone che non sono di Torre o di Torni le ho sempre sentite chiamare papacelle. Quindi ho questo sospetto che sia una roba molto, molto proprio internos. Qualcuno mi conferma se mai sentito le papacelle. E Kyogre? Ah, le Kyogre le sapevi. Ok. Allora non è così raro. Ok. So la stessa cosa. Le Kyogre sono. L'insalata di rinforzo è quella roba che in teoria è un'insalata. Che quindi dovrebbe essere una roba leggera più o meno. Solo che tendenzialmente se inizi a mangiartela ci mangi pure un 2 quintali di pane vicino, no? Perché ci pucci il pane nell'olio, nel sott'olio, nel sott'aceto, e così hai già mangiato tipo 8000 calorie, ancora devi cominciare il cenone. Però i corti praticamente rotondi, molto callosi, esistono bene alla lavorazione delle cose. Sì, non credo che si consumino altrimenti, cioè non li ho mai visti, che ne so, consumati in altro, preparati in altro modo che non siano sott'aceto o sott'olio, insomma. Quindi sono una roba che si trova tutto l'anno in teoria, però è tipica proprio di Natale. Cavolfiore, baccalale, sott'aceti vari, olive, sì, poi ognuno ci mette un po' quello che gli pare. Però diciamo l'idea di fondo è questa. Qualcuno ci mette le melanzane sott'olio per dire. Che cos'altro? Le cipolline, carciofini, sott'aceti vario genere. Le trecchiolelle di porco. Ah, beh, no, come contorno, sì, li ho presi qualche volta. Sì, assolutamente. Alla fine è un contorno che puoi usare. Come compri i peperoni sott'aceto. O sott'olio è la stessa cosa. Però diciamo, la collocazione tipica è quella dei pranzi di Natale, Capodanno. Vabbè, non parliamone più, che già mi fa che mi viene fame. Riproviamoci, che okay? Stessi concentrati, ricominciamo con la intro di sto gioco della valore. Si vede, si vede.
I've always equated feelings with getting caught. They both get in the way of my money. Unfortunately, not everyone is as committed to their work as I am. An old associate of mine, Basso the Boxman, wants to marry Lady Rumford's chambermaid, Genevieve, and live happily ever after. Guess prison life spoiled his taste for thievery. Too bad for Basso that Lady Rumford has other plans. Marriage would void Genevieve's indentured service contract, so Rumford is keeping her confined in the estate with the rest of her worldly possessions. Basso has asked for my assistance on getting her out, since infiltration is my specialty. I make it a policy never to take a job so sentimental, but the Rumford Manor could be a lucrative opportunity for a man like me. It would also mean that Basso would owe me a favor, and in this line of work, you can never have too many of those. I'll sneak in after dark and clear a path for Basso so he can rescue his damsel in distress. Along the way, I'll pick up a few souvenirs for the local pawn shops. That should make all this aggravation worthwhile. Otherwise, I'll make Basso wish he was still rotting in Crag's Cleft. This proves it. Going legit is more trouble than it's worth. Ora dovrebbe uscire la finestra con gli obiettivi prima che inizi il gioco. Ok, a posto. Allora, sì, doppiatore di Garrett ha una voce fenomenale. Allora, riassumendo, se non si fosse capito, c'è questo nostro vecchio collega di lavoro, quindi un ladro, Basso, che vuole sposare la cameriera di un tizio. Però il tizio non è d'accordo, perché se la tizia si sposa non è più obbligata a lavorare per lui, no? Perché tipo serva della gleba, non so l'equivalente, come si possa dire. E allora ha chiesto a noi di intrufolarsi in casa della persona in questione, di aprire la strada perché lui e poi la sua adorata possono fare la fuitina insieme. Buonasera Nickel e buon Natale. E Garrett che ha ribadito più volte che lui non è un sentimentale, perché i sentimenti si mettono spesso tra lui e il lavoro, ha pensato: però questa è una villa di uno ricco, mentre, come dire, facilito l'amore di due piccioncini, magari sgraffigno qualcosina di valore a casa del tizio. Quindi i nostri obiettivi sono questi. Allora, una volta che sei pronto perché Basso possa andare, dai il segnale utilizzando il fischietto che ti ha dato. Devi essere abbastanza vicino per farti sentire. Aiuta Basso e Genevieve, si chiama così la fanciulla, a uscire dalla villa insieme. Dovrai, insomma, pattugliare e, insomma, andare in avanscoperta per assicurarsi che la via sia sicura. Genevieve sarebbe, come dire, estremamente turbata se qualcuno morisse. Non uccidere nessuno. Io non mi ricordo niente di sto gioco, di come si gioca e tutto il resto, quindi saranno molte risate all'inizio. I sprung the lock on the side door for you, Garrett. It's the only good way in. Better check my map. Come si parla con la gente? Non mi ricordo, sai. Adesso premo il tasto sinistro, lo ammazzo. No, ok. Ok, map. Questa è. L'ho detto tanti di quelli di volte. Una cosa che adoro di Tiff è la mappa. Che è letteralmente una mappa. Quindi non è una mappa di gioco con i segnalini e tutte le cose. È una mappa. Cioè, c'è un disegno della situazione. E dove ti trovi e cosa stai facendo lo devi capire di volta in volta. Questa è ancora mappa buona, che altre volte sono proprio tipo un rettangolo con una X e devi organizzare. Questa è già una mappa di un certo livello. Allora, vediamo un po', Garrett. La porta di Jenny, che sarà Genevieve, è chiusa a chiave, ma non tremerti, ci penso io, dice Basso. Ok. Quindi questo in teoria è il percorso che faranno i due amanti, i due piccioncini, per uscire di casa. Quindi io devo assicurarmi che questo percorso sia scevro di pericoli. Questo è il piano di sopra, scale che salgono, le scale che scendono, immagino queste. No? Come funziona? Allora, questo forse è il piano di sopra, che ci sono le stanze sopra. No, però non la sento, ci sono le cucine. No, ok, quindi questo è il piano terra. Questo è il piano di sopra, che c'è il bagno, la sala da pranzo.
No, non mi è molto chiaro, sapete. Quale più di una... Quasi scende. Ah, si sale da qua. Ok, allora mi trovo. Sali qua. Arrivi qua. E qua continui a salire e vai alla... alle stanze più alte, che sono le camere da letto dei padroni, immagino. Di qua e di là, moglie e marito, immagino, se non dormono. In realtà ce n'è più di uno, quindi sarà pure per gli ospiti. Ok. Non turbiamo Genevieve assolutamente. Ok. L'ho vista la mappa, dice. Ok, ma non mi hai dato cose? Come si cambiano gli oggetti in questo gioco? Non mi ricordo assolutamente. Aspetta. Perdonate, ci sarà un periodo di pratica per riprendersi in mano coi controlli. C'era un comando per spostare da un oggetto all'altro, credo, no? Inventory item. Ah, la rotellina? Non cambia le armi la rotellina, scusatemi. Tab pure. Ok, questa è la bussola. Ah, questo è il fischietto, ok. Ok. Mentre le armi sono quei numeri. Quindi uno, la spada, due, il bastone, diciamo, il randello, no. C'è un altro termine che non mi viene in mente, però il bastone che si usa per stordire la gente, c'è un nome particolare che adesso... Il manganello, grazie Brusi. E sono abbastanza convinto che non me lo ricordavo nemmeno l'ultima volta che ci abbiamo giocato. E qualcuno di voi me l'ha fatto notare pure l'altro. Ok, così cambi armi e cose, con X posi, giusto? Ok. Come parlo con la gente? C'è un tasto per parlare con la gente? O semplicemente abbiamo già dato? No, si poteva parlare con le persone, no? Perdonate. Usa oggetto. Queste sono tutte le armi e gli strumenti. Esatto, zoom, quick save, molto importante. No? Tasto destro, no? È utile, usa. Usa oggetto e invio tasto destro. Usa, quindi non sei più parlabile, ma hai già detto tutto. Sfollagente da poliziotto, che mi era venuto in mente anche quello, ma no, è proprio un manganello. Ok, non servire niente però. Ok, tasto destro. Ma di qua io posso andare da qualche parte, no? Tu qui sei qui che aspetti che io apro la strada per la tua bella. Ma dove devo entrare però? Dove stiamo adesso? È questo che non mi è ancora chiaro. Dove stiamo adesso? Quella porta che io vedo qua. Che qua c'è una porta. È un cancello. Questa porta. Dove porta? Qual è l'ingresso principale di sta casa? Vabbè. Guardiamoci un po' intorno. Cos'è questo? È un albero? Non mi pare ci sia altro in realtà. Aspetta, ma fosse questo l'ingresso? Ah, ma è questo l'ingresso della villa? Il giardino tipo? Sì. Caro mio, ma io di preciso da dove dovrei entrare? Non da qua. Soprattutto sta missione iniziale non hai niente. Quindi sto cercando di capire dove mi trovo, non è esattamente facilissimo. Ah, ok, qui c'è un ingresso. Sono normali questi alberi, secondo me sono bugati questi alberi, sono strani questi alberi. C'è qualcosa che non va probabilmente qualcosa che ho installato, mannaggia. Sono rotti gli alberi.
This must be the door Basso mentioned. Ok, siamo dentro. Allora, le texture sono un po' quello che sono. Sono migliori di quelle di base, però sono esattamente quelle. Cioè, non mi sembra che si spani niente di... Pick up any potential portable object with the use key. Ho preso un cosa. Come... non mi sembra un'ottima idea. Good thing the butler's out for the night. He left his lights on. E la versione originale con qualche ritocchino, qualche patch della community e delle texture un pochino migliorate. Però sì, è il gioco originale. Allora, qua mi spiega che al centro dello schermo in basso c'è la gemma della visibilità, da cui si... da cui si capisce se sei visibile o meno, no? Che cos'è sta stanza? Uno studio? Ci sono anche i sottotitoli, ma sono microscopici, non ho trovato modo di ingrandirli. Se poi lo scopri... Ah, ma addirittura, no, c'è un'indicazione di dove ti trovi. Vabbè, allora, casual proprio, eh. O mi dice dove... O sono le parti che ho già visto, o mi fa capire dove mi trovo. E Looking Glass era avanti, però purtroppo... non ha mai raccolto granché in termini di vendite. Quindi queste sono le stanze del maggiordomo. Ok, noi siamo entrati da qui, quindi allora è il momento di salvare. Alto F6, perfetto. Mi serve la chiave. La chiave starà in uno di sti cosi. No? No, oppure sta qua la chiave, direi. C'è anche dei soldi che io così... per non sapere leggere né scrivere, sgraffignerei. L'audio è eccezionale, però mi fa impazzire. Seleziona il prossimo oggetto, oggetto da terra, finché non viene selezionata la chiave. Master Bean Rats. E come cazzo faccio a non farmi sgavare già così presto? Comincia tosta la faccenda. Ma questa è una porta? Stessa chiave? Si vede niente, scusatemi. Oh, better stop and check out that light around the corner. Garrett, vaffanculo, vai. Mi hai fatto pia un colpo, hai fatto pia. This hallway is too well lit. Better put a water arrow into that torch. Cioè abbiamo le frecce acquatiche già. Qua. Ok, frecce d'acqua.
è l'arco, però? Conta come freccia? Selezionando la freccia, conta come sta usando l'arco. Ok. Oh, damn torches. Always sputtering out. Well, don't just make tap over it. Light it up. I lost my tinderbox. Oh, why don't you do it? I ain't the one that's complaining, am I now? Dove cacchio siamo, però? Ok, no, ti indica proprio dove stai. Ok. Ah, quindi questa è zona guardie. Dovremmo stare più o meno qua. Ok. Voi vedete benissimo, beata a te. Quindi questa cos'è allora, scusami, però? Se questa è... è questa zona... ah, è questa Electrics qua. Ok. Decisamente Electrics. E ci guadagno qualcosa a stare qua, no? La Tinderbox è la scatola con l'acciarino. Una scatoletta dentro la quale c'hai la pietra focaia e l'esca di legno per accendere il fuoco. Tinder è letteralmente l'esca per accendere il fuoco. Ok, mi interessa entrare qua, a me no. Steam Plants dovrebbe essere questo, o forse Workshops. In teoria no. No, questo sembrerebbero ancora stanze delle guardie. Another guard up ahead. Time to knock him out while his back is turned. Ok, questo è chiaramente lo stealth farlocco di tutorial. Sei qua, eh. Non ti muovere. Mi do un'occhiata in giro intanto. Queste non le posso spegnere, immagino, con la... con una freccia d'acqua. Quindi qua stiamo nello steam plant, ok. Ci avviciniamo al magazzino. Eccolo qua. No, no, il sistema di inquadratura è quello normale. Sono uno qua, uno di là. Che lì c'è uno qua, là c'è uno. Hey, we got an intruder there. Non benissimo, ok. A volte è proprio difficile capire quando, a che lato stanno girato, al buio così. Ah, manca, prima di menare questo ho salvato. Another guard up ahead. Time to knock him out while his back is turned. Ugh.
Perdone. Qui nell'angolino non ci rompo. E come ci passo dalla stanza, fammi sgamare dalla cucina? C'è una cucina qui. C'è una porta qua che non ho proprio visto. Nax Fatalis? Sì, mi pare di sì. Che l'avessero chiamato apposta nel suo doppiatore. Perché Arcane è sempre stata fan, ovviamente, si capisce la prima cosa. Ma non è anche il doppiatore di Corvo a Tano? O dico stronzate? Non l'hanno chiamato apposta per doppiare Corvo, che è un po' in, per diversi versi il. L'erede spirituale di Garrett. Che cacchio stai? Ti sento ma non ti vedo. È un gioco di pazienza, se non si fosse capito, Tiff. Che stai dan da. E anche Corvo, ok. Nax Fatalis in realtà non sono sicuro. Chi sarebbe il protagonista? Sono rubabili? No, cazzo, come lo poso adesso? Senza far rumore. R. Ok. Però questo qua è durato, non vale di più. Quello dorato sono soldi. Cos'è sta ascensore? Ma qua dove cacchio sono finito? Qua. Stiamo andando qua, tipo. Doppiatore di Nick Valentine. Ok, vabbè, sì, ha fatto un sacco di cose. Falla Norby Plan. Ah, ok, non è il protagonista. Più rumore di così no, eh. Dove va sto coso? Se stiamo qua? Ma nel salone? Com'è fatta sta casa? Scusami, io salvo e con il ritorno. Prendo questi cosi e me ne vado. So soldi. Ok, abbiamo un problema però. C'è una guardia proprio piantonata qui, fastidiosa. Ma abbiamo anche le frecce muschiate? Freccia d'acqua. Mi sa di no, ho solo le frecce d'acqua. Niente freccia muschiata, ok. Pregevole effetto di fuoco. Ah, è vero, ma che il cibo lo puoi mangiare, giusto? Come si usano gli oggetti, però? Tasto destro? Ah, è questa? Ah, questa è la scala che saliva. Questa sala da pranzo.
Non so se mi conviene deragliare un po' dalla mia missione. Ma che bei pavimenti però, eh. Questi piacerebbero anche a Vincenzo, secondo me. Restiamo sul pezzo. Cioè, una casa così grossa mi fai vedere solo il piano terra. In teoria da qui dovrei poter uscire e andare a destinazione. Non mi è molto chiaro dove però. Ci dovrebbe essere un'uscita, scusami, se questa storia qua mi segna palesemente un passaggio per entrare in sto corridore. Dov'è però? Qua? È un pozzo questo, vabbè, è un pozzo. Non vedo passaggi però io. Non è qua forse? Ah no, questo è il pozzo. Questo quadratino, questo triangolino qua. Quindi è questa là dove stiamo andando adesso, là. Il magazzino. Già. Ah, quindi qua giriamo proprio quella guardia lì. Sta torcia, boh, la terrei accesa. Non mi pare che disturbi troppo. Non dovrebbe vedermi. Ma è una ronda di due? Ah no, ha fatto già un giro, ha fatto. Scusami un attimo. E qua c'è il muro. Ok, quindi in teoria dovremmo poterci infilare nelle stanze della servitù, però è un problema comunque, che io da qui non arrivo qua, mi sa. Forse sì. Scopriamo. Ha delle recriminazioni però il signore qua, il marmitto. Aspetta, mo che gira, ci proviamo. Non ci riusciremo mai, sono troppo. Cioè, strisciare in sto gioco è lentissimo. Ah, entra Garrett, cazzo, entra. Ok. Vabbè, troppo buio. Devo sperare che ci siano uscite da qua. Dai, ma li fanno dormire in sti... ste celle praticamente a servitù in sta casa, porca miseria. Ma manco i monaci proprio. Non mi dire che devo scassinare, ti prego. No, ok. So soldi. Ma temo che non ci siano uscite, mannaggia. Meno che... Dunia. A volte sento quasi la mancanza dei giorni in cui il crimine regnava nelle strade, come direbbe lo sceriffo, come avrebbe detto lo sceriffo. Sia come sia, camminiamo nel terrore, ma prima... We lost at most a purse. Ah, ok, continuiamo insomma a vivere nella paura, ma prima abbiamo perso al massimo diciamo un portafoglio, una borsa, mentre ora rischiamo di essere chiusi in gabbia per aver visto la cosa sbagliata al momento sbagliato. Ridammi i vecchi tempi. E peste colga Truart e tutti i suoi sgherri. Ok. Gli risparmi un po' lo serve. Così è una lezione di vita. Impara a chiudere a chiave le tue cose, no? Dobbiamo liberarci della guardia, mi sa. Qualche altra cosa trafugabile allora? Tipo qua? Ma
Sapere niente però. Non so quanto sia buio da voi, ma qui è proprio nero assoluto dentro queste stanze. C'è un letto, si intravede un letto. Si intravede qualcosa. Da me è proprio semi impossibile. È passato, non sono perso. È impossibile farlo così, cioè. Qua mi sgama? Se non mi sgama. È già passato? Ha già fatto il giro? È già tornato indietro? Sì. Perché, cioè, camminare accucciati in questo gioco si cammina pianissimo. Ui, Joseph, buonasera. Alzati, Garrett. Delitto perfetto. Auguri a tutti, auguri, auguri Joseph. Delitto perfetto. Ma ti metto pure sul letto, ti metto. Non dire che non ti voglio bene. Sì. È sul letto. A posto. Ora dove cacchio siamo però? Oh, siamo arrivati praticamente. Siamo in questo corridoio adesso. Dobbiamo semplicemente girare a sinistra e siamo alla porta della signorina. Anche da me noi vediamo abbastanza bene. Già l'ho letta. Anche da me, ma si vede proprio che forse in locale impostazioni particolari dello schermo. No, no, è semplicemente che la gamma di OBS in genere, quella che viene fuori in streaming, è diversa da quella del PC. Senza dover impostare granché, è proprio così. E in media è più chiaro quello che vedete voi, è un po' più chiaro rispetto a quello che vedo io. Invece vedi i video poche passi. Well, that's her door. Guess Basso can open it. He's not much of a sneak, but he can sure handle a lock. Per dire, quando poi carichi i video su YouTube invece succede il contrario, sono sempre scurissimi i video. Quindi? Devo fischiare adesso? Non ho capito qual è il mio problema. Lui dice che deve, le apre lui la porta, l'apre lui. Quindi forse devo tornare da basso, devo fischiare. Se fischio adesso che succede? Fischietto. Ma avrà sentito? Ne dubito. C'è ancora un'altra guardia forse da sistemare. Perché basso sta qua. Da quale te? In questa stanza qua. Mi pare di aver capito. Qui abbiamo fatto il giro del palazzo, siamo entrati dal... In realtà è il piano di sopra, però siamo entrati da lì. Aspetta, però se io salissi... Se io invece di stare qua andassi al piano di sopra... In realtà se io proseguo di qui e entro in questa stanza, tecnicamente dovrei stare direttamente sopra lui, giusto? Siamo d'accordo? E TIF 2 di Age of Metal. Ma no, The Metal Age forse? È scritto sotto Twitch comunque, sotto la... Già non mi trovo più, aspetta. Ci resta una porta qua.
non si vede niente però. Santi Dio. Cos'è? Sono soldi? Ok. Un ingranaggio, le candele. Un fungo luminescente. Suona il fischietto qua? No. Potevo scendere da qua direttamente. Non ci dovrebbe stare nessuno, credo. Cioè, solo che non trovo le scale. Dove cacchio stanno le scale? Ah, devo uscire da qui dentro. Sono ancora dentro il magazzino qui. No. Garrett, ti potevi portare una torcia o qualcosa, però. Non vedo veramente una ceppa. Ok, quindi qua ci dovrebbe stare una scala che scende. Ok, stiamo già scendendo in realtà. No. Bugia. Chiedo scuse. Ah no, questo è il sottoscala letteralmente. Per quello c'è il soffitto che è a spiovente. Perché questo, sopra c'è la scala, ma noi stiamo sotto la scala. Ok. Quindi devo rifarmi tutto il giro, mi devo rifare. E andare a fischiare da tizio. Mi sfugge questo passaggio, devo essere onesto. In alternativa, se volessi arrivare al piano di sopra, dovrei salire da qua. Vogliamo provare? Proviamo a esplorare un po' la casa. Guarda che cosa ci resta. Salviamo, anzi, salviamo seriamente. Qua invece. Questa è plumbing, credo. E siamo dietro la stanza della sua bella lì, che è qua. Ovviamente ci sono c'è dell'acqua o dei tubi, ma non ci facciamo granché. Noi grimaldelli non ne abbiamo, vero? Ma me lo ha detto chiaramente, è basso, apre lui la porta. È basso come lo cacchio lo chiamo, però. Non c'erano i cellulari nel mondo di Garrett. Allora, qua c'è la guardia, però. Se esco di qua, c'è una guardia proprio di faccia, giusto? Hello? Anyone there? Però se ti sposti, da lì? I'm too tense. Non ti sposti? Non si sposta? Come lo tolgo da mezzo lui? Non è previsto che lo tolga da mezzo? È previsto che io torni da basso, facendo la strada a ritroso, fischi e lui mi raggiunge? E se invece io provassi a salire al piano di sopra e poi calarmi in qualche modo da sopra? E poi so cazzi suoi? Che qua altre guardie non me ne ricordo. Qua si saliva al piano di sopra, vero? Proviamo. Luca Joseph, che chiedeva il gioco che gioco sia, è il secondo capitolo di una serie che è un po', diciamo, l'antesignana dei giochi stealth immersive sim su PC. Degli sviluppatori che avevano, insomma, del team che aveva sviluppato Ultima Underworld e il primo System Shock. E dalle cui ceneri sarebbe poi nato il team che avrebbe sviluppato System Shock, no, System Shock 2 pure, sì, più o meno, in collaborazione. Deus Ex è il terzo capitolo pure di questa serie. Pepper Plum, buonasera.
cacchio stai? Sei tu che parli, eh? È l'unica guardia che fa bordello come se fosse in quattro. Okay. Sto cercando di capire dove sto io. Sono qui. Sono salito da qua, quindi devo andare dove sta lui, maledizione. Se voglio andare dal lato di coso qui, di basso. Lo conoscevi solo di nome, ma mi sembra Altezza della Fama. Il primo l'ho rigiocato un paio di anni fa. L'ho giocato un paio di anni fa, che non l'avevo mai giocato tutto, l'avevo soltanto vagamente iniziato. E mi è piaciuto veramente un sacco. C'ha qualche roba legno di quegli anni, per carità, un paio di missioni non esattamente brillanti, però il senso di libertà di movimento e di poterti. Io ho una chiave che apre pure questa. Ok, gli alberi sono Look, I know you're around here somewhere. As soon as I find you, you're dead. Hey, come back. This isn't supposed to look best this fix way. This. Devo inguattarmi da qualche parte, un secondo. E vabbè, ma quante guardie c'hai, Madonna Sam? Non è una villa, è un. È un cazzo di fortino questo. Okay. Just the wind, I guess. Just the wind, I guess. Okay. Ok, ricominciamo, riproviamoci. Dicevo, dal senso di libertà di poterti, come dire, approcciare la missione un po' come ti pare, con i mezzi a disposizione, mi è piaciuto un sacco. Poi un gioco che c'ha le frecce con la fune, che sono la più bella invenzione del mondo, con cui ti puoi creare letteralmente degli appigli. Com'è che non mi ha visto? Sono davanti a lui. Probably just the wind. Freeze! Ci ho provato. Le frecce all'acqua per spegnere le torce, le frecce di muschio per fare il terreno morbido che non fa rumore. Poi c'hanno dei risvolti soprannaturali che funzionano fino a un certo punto. Funzionano di trama, poi nel gioco vero e proprio un po' di meno. Vediamo questo dove va a parare. Questo non so nulla io. Mentre il terzo capitolo, quello sviluppato da Ion Storm, che a sto punto prima o poi giocheremo anche lui. Dovrebbe essere ancora diverso, dovrebbe avere quasi una mappa aperta, un po' più open nella città intera, se non ricordo male. La porta si ha il vento, è il vento. Ehi hey Albi, buonasera, buone feste. Allora, qual è il mio obiettivo in tutto ciò? Io mi aspetto che nelle missioni successive la mappa sia meno, come era nel primo, sia meno dettagliata di questo. Dove cacchio sto? In questo corridoio. Se riesco a infognarmi nel bagno, infilarmi da qua e scendere da lì, forse arrivo da. Perché le indicazioni sono molto vaghe. Dice, una volta che sei pronto per basso, perché basso si possa muovere, dai il segnale utilizzando il fischietto. Devi essere però vicino abbastanza perché lo possa sentire. Proprio dice anche guida basso e geniviere fuori dalla villa insieme con te. Non uccidere nessuno. Quindi secondo me questa escursione che sto facendo al piano alto non sono convinto che sia un'ottima idea. Sta tornando già lui? Riesco a infilarmi in un bagno, tipo. You've made a big mistake, Taffer. La risposta è no. Got you. Non li vedi arrivare, sti maledetti. Ma che bei, però, che belle mura. Ma che casa. Guarda questo che c'ha in casa. Un porticato in casa, praticamente. Sta veramente danaroso, amico. Questo spiega anche l'esercito di guardia che c'ha.
Sto tranquillizzando un buon tè disintossicante, ora la serata è perfetta. Effettivamente un tè io ogni tanto potrei farmelo pure io. Comprare. Ce la puoi fare, caro? Grazie. La porta a vetri con trasparenza e tecnologia già avanzatissima. Secondo me, rispetto al primo capitolo. Non mi ricordo se c'era la porta a vetri con trasparenza. Strange noises. Strange noises? E mo' lo faccio vedere io a strange noises. Non ti girare, non ti girare. Non ti girare. Bravo. Ti porto in bagno, vieni con me. Guarda che vasca monumentale pure che c'ha questo. Ma le candele non li posso accendere in qualche modo? Ce n'era una identica nel queste, questi... No, si raccolgono questi. Okay. Guarda le mattonelle, va. Direttamente nella Pompei questo. Che c'hai qua? Che è sta roba? Uno specchio? Ah, specchio e spazzola, sì, roba da toletta. Qualche tesoro rubabile? Ah. Lavandino non so quanto pratico, se devo essere onesto. Ah, no, cesso, voglio dire, cioè, voglio dire. Immagino sia la tazza questa. Però... Ok, sì, VC. Ti sento, ma non so dove stai. Qua ci dovrebbe stare una porta, però. No? Come no? Questa porta qua. Questo è il bagno? Di fronte al bagno, no? Anzi no, subito dopo. Esci. No, io sto qua adesso, no? Ah, ok, devo proseguire un po' più avanti, allora. Devo girare l'angolo per la porta. E questa è la porta. Ok. C'è qualcuno però. Hello. Show yourself. Sono invisibile, sono Batman, non mi vedi. Nothing here now. Ok, non m'ha visto. Tappeto di merda. Io pure ci ho dato una chiave, eh. Campione del mondo qua. Che c'era venuto a fa' qua? C'era un motivo se era venuto qua, volevo provare a fischiare. Se fischio da qua col fischiettino, che mi dici? No, eh. Non da segni di vita. Sono entrato da lì, ma non si può aprire la finestra di questa, no? So far l'occhio alle finestre. Qua si sale ancora, però. Si sale ancora. E arrivo qui. Però ci sono le stanze da letto buone qua. Secondo me c'è qualcosa di buono pure da... Insomma... Da sgraffignare. Facciamola valere un po' sta missione. Certo, non si vede una ceppa. Cioè, non si vede una stramata. Dai, ci avrai qualche tesoretto o qualcosa? Ma c'è un'altra camera da pranzo in casa qua, in camera. Mirca miseria. Sarai danaroso, ma fino a un certo punto. Niente di rubabile per il momento. Andiamo in camera da letto. Perdonate il buio più totale, ma
Sta roba qua non si ruba, giusto? No. Oh, dietro la luce abbiamo qua. Ok. Un'altra chiave. Un paio di occhiali che non so cosa farci. Che atmosfera, di tensione però, mamma mia. Da qua non c'è una scala, io posso tornare giù da qua, giusto? Qui è dove stavo all'inizio proprio. Ah no, è da dove sono salito letteralmente. E per scendere ancora più giù? Non c'è. Stairs down, aspetta. Qui sono le scale sotto le quali mi ero incastrato prima. Quindi ci dovrebbe stare una porta qua, esatto. Ma... ah no, sono entrato in questa stanza qui adesso. Quindi no, se scale qua mi sa che mi attacco. Abbiamo rifatto tutto il giro, abbiamo rifatto, fondamentalmente. Ma non c'avete niente da rubare in casa? Ma che cacchio di... ma che modi sono? Vabbè. Poggiapiedi, no, niente. E questa porta? E l'altra camera da letto, ok. Anche questa ha bassissimo tasso di rubabilità, però, eh. Che depressione. Vabbè, e torniamo sui nostri passi, allora. Facciamo quello che dobbiamo fare. Facciamo convolare... nemmeno con, facciamo fuggire due piccioncini. Qua non dovrebbe esserci più nessuna guardia a rompere i maroni. Di qua però, in questo buio assolutamente agghiacciante, dovrebbe esserci una scala che scende giù. Esatto. Ok. E dovremmo stare qua. Cioè basso dovrebbe stare tipo qua. Quindi, se io esco da qua... che suona il fischiettino? Ok, l'utilizzo di questo fischietto comincia a essermi un attimo, come dire, ignoto. Basso sta qua, no? Non è da queste parti? Ah no, qua è... allora io non ho capito dove cacchio sta l'amico basso. Qua ci sono stato io all'inizio del gioco, come no? Sono tornato qua e qua ho fischiato pure, se non ricordo male, per non esservi da niente. Cos'è? Ah, è una pepita. Così, buttata nel, in un angolino. Boh, rifacciamoci la strada indietro. Sì, mi pare di intravedere una porta qui. Ok. Quindi io rifaccio sto giro. In realtà posso tranquillamente qua farmi il giro per fuori, visto che la guardia dovrebbe essere entrambe... addormentate. Però sento voci. Da dove arrivano ste voci? Something move. One move and you're dead. Don't test me. Prima o poi si addormenta, giuro. Non ho scappare, stronzo. Ok. Non è morto. Vale. Ma no, è morto? È morto. Non benissimo, rifacciamo.
Già l'ultimo quick save, quante ore l'abbiamo fatto? Quante ore fa è stato fatto? Però? Vabbè, senza... Ah, cazzo. Vabbè, vaffanculo, niente tesori. Non me li merito perché ho fallito. Allora, quella guardia lì è un problema, però. Però facciamoci il giro qua, vediamo se riusciamo a capire come funziona sta cosa. Che strada ho fatto per venire qua? Cucina. Ok. Questa è la cucina. Ah, di qua. No, qua c'è l'ascensore che portava sopra. Quindi devo uscire dalla cucina di fronte e proseguire. Troppi colpi in testa, sì. Ma normalmente non morivano, normalmente perdevano i sensi, ma non morivano. Ci saranno molti quick save e quick load, perché in sti giochi io cerco di non ammazzare nessuno. Però questi due qua, invece... E qua è l'inizio dove siamo venuti, no? Non ha già capito che va a me, però. Cioè, non mi è molto chiaro l'esecuzione. Non reagisce. No, si può uccidere, come no? Dipende dalle missioni, ma si può uccidere tranquillamente. Ah, ok. Cioè, ma devo venirti a... Ti devo venire a avvisare a casa, però. Mi sfugge qualcosa. Ok, basso. Fai il tuo. Lo skybox credo sia aggiustatino un po' rispetto all'originale. È una delle robe che penso aggiusti la patch. Di qualcosina un po' più acconciata c'è. Vediamo se abbiamo fallito malamente. Hey, non vai diritto dalla guardia, vero? Non sei cretino, basso. No, sta facendo il giro, ok. Già sta correndo, come hanno forsennato, vero? Basso. Facciamo che salviamo, allora. Già che ci siamo. Mi scoccio e scrive troppe cose, quindi questo diventerà... Ah. E seguiremo la trafila classica A, B, C e compagnia. Beh. Basso? Basso? My man? Bravo. Ok, scassi la sta porta, basso. Ecco la bella finciulla. Basso! Shh, come with me. Tizia, però sei furba come... Non sei scaltrissima, mia. Basso! Buonasera, Anna Farron 88, buonasera e buon Natale. Ma come corrono questi due innamorati? Si vede che c'hanno nelle gambe proprio il potere dell'amore, proprio. Poi non li sgamano questi due, scusate. No? No, ok.
queste due guardie qua non sono particolarmente sveglie, probabilmente. Must be one of them grubbers again. Maybe it was rats. Rats would be a bit of meat then. Ok, viva l'amore. Yeah! Ho perso un po' di soldi lasciati indietro, mannaggia. Buonasera anche a Moragno, buon Natale. Mi sono perso qualche altro messaggio. No, non credo. Vabbè, dai, l'abbiamo, ce la siamo portati a casa. Business has been kind of slow these days, thanks to Sheriff Gorman Truart. He's been coming down hard on my competition and anyone else he deems unlawful. I've been playing it safe by keeping a low profile, but as my landlord recently reminded me, the rent is late. He says he's going to pay me a visit tomorrow to collect, so I'll have to go amateur for some quick cash. The warehouses by the docks should fit the bill. In addition to the usual shipping traffic, there's also a small smuggling operation sponsored by the local underground. Not too many guards, lots of dark corners, and several points of entry should make this job painless and profitable. Maybe I'll even have something left over for myself once the rent is paid. Wasn't that long ago that I was planning on my retirement. Now the only thing that's getting retired is my standards. If things get any worse, I'll have to go back to picking pockets in the streets. Ok, quindi fondamentalmente dobbiamo pagare l'affitto. Stiamo letteralmente andando a rubare per pagare l'affitto. Allora, l'edificio A è un magazzino in cui molti, insomma, molti occupanti utilizzano per i propri affari. Nell'ufficio principale dovrei riuscire a trovare il modo di entrare nell'area sigillata, nell'area riservata. Il proprietario arriva domani. Devo rubare almeno 500 monete di loot, di bottino, per pagare l'affitto. Una volta finito, dovrai uscire dall'area per non farti catturare. Ritorna al mucchio di casse dove sei entrato per la prima volta nel distretto dei magazzini. Ok. Pure i ladri devono pagare l'affitto. Che fa? Oh, questa è la parte figa, vedi? Solo che adesso ho meno soldi di quanti avrei avuto se me la fossi giocata meglio. Allora, noi cominciamo con una pozione di invisibilità che non ho mai usato in vita mia, credo. 5 razzetti, 5 torce, diciamo. 35 frecce normali. Un grimaldello. Il grimaldello è sempre quello, no? Puoi scegliere. C'hanno tipo due. Mi devo ricordare come funziona. Devo rifarmi una. Devo cercarmi una guida di come funzionava il scassinare le serrature, perché era, mi pare che fosse banalmente inizi con uno, se vedi che non apre passi all'altro e ogni tanto devi alternarli finché non si apre la porta. Mi pare fosse così. Pozione di caduta lenta? C'era nel primo gioco questa? Tre frecce d'acqua, un maledettissimo coso che non ricordo mai il nome. Quello lì, la busta è una pozione per curarsi. Allora, potremmo comprare. Di alternare. Abbiamo ben una manganello. È un problema. È un problema proprio. Abbiamo una freccia muschio. Non ci sono le frecce corda. Le frecce corda ancora. E il papiro che ci faccio? Scusate. Ah, sono suggerimenti tipo. No. Allora, che vogliamo prendere? Possiamo prendere un'altra freccia acqua? Quanto costa? 50. Come la compro? Doppio clic? No? Tasto destro? La trascino? Spazio? Invio? Non posso comprare altre cose? Sono pieno? No, c'ho queste tre. Ah, così? Ok, no, dimenticavo il. È clear? Mi ridai i soldi, ok.
Però così ho fatto? Gioco missione? Immagino. Ok, qua abbiamo già questa mappa qui. Ok. Santi Dio. Allora noi siamo qui e qua dobbiamo tornare a fine missione. Nell'edificio A dovrebbe esserci il... Ah, vedi, questa... Ah, ok, questa è la mappa zoomata di questo edificio qui. E qui da qualche parte dovrebbe essere... Questo è il piano terra, questo è il primo piano. Ok. Mentre questo è l'edificio B, che dovrebbe essere, credo, quello riservato, dove siamo diretti. Quindi qui dentro, da qualche parte, ci deve essere spiegato come entrare qua dentro. Ok. Ok. Questo non sarà aperto, immagino. Troppo facile. Ok, quindi dobbiamo trovare un ingresso, che ne so, una finestra aperta, qualcosa. Ah no, o una porta, semplicemente. Ma... Ok, questa è chiusa. Lockbox, locked door. Find the lockbox for this door, don't lock. Ah, quindi ci deve essere una... Insomma, un marchingegno per aprirla. Ok. Questa? Mi serve una chiave. Ah, però è un grimaldello, possiamo provare. Vedi, non riuscirete mai a leggere, perché è piccolissimo anche per me. Però abbiamo un grimaldello con punta triangolare e un grimaldello con punta quadrata. Okay. Sta arrivando. Madonna, no. Ok, non è stata un'ottima idea. Così, entra. Taffer è il nomignolo con cui si riferiscono i ladri in questo gioco. Oh, miau! Miau! Where are you? I'll find you! Hey, you over there! Don't move! You're mine! Era un piano perfetto. Mazza, ho 40 di loro lì dentro. Ok. Un ingresso sul retro, siamo tutti d'accordo? Ma qui posso passare? Sì che posso passare. Aspetta, prima mi pare ci siano pochi posti completamente scuri dove ti potevi nascondere molto tranquillamente. È un po' così. Che c'è scritto qua? Lady Angelica, farmacista, come ti dice, sperimentale, come altro termine per apotecari, non è cerusico, c'era un altro termine. Ah, cercano uno che testi le pozioni, mi offro subito. Questo pure c'ha il coso da chiudere. C'ha il marchingegno da qualche altra parte. Ok, questa la possiamo scassinare, dai. Che cazzo. Lo prendo per un no? Ok, no. Direi che non si scassi. Okay. Vedo una scala lì, eh. Attenzione.
Dove siamo di preciso? Qua. Garrett, perché non sali questa salita? Can't a guy nap around here? L'altro si sta muovendo verso di qua? It's never really anything. Che lui sta fermo, spalle girate, con le girato di là. Quell'altro lì che sta arrivando. Non capisco se fa il giro. Cioè, se si ferma a un certo punto. O viene fine. Maybe next time. Beh, ce lo togliamo dalle palle almeno uno. Niente, fa tutto a giro. Fa. No, è successo niente. Ho ciulato una freccia. Venga, venga. La porto in un bel posto, venga. L'altro ovviamente non si accorgerà di nulla. Penserà che sia andato a fare una pipì in un angolino e... C'è un posto più interessante dove inguattarti a te. Vabbè, che qua dietro. Vabbè, non fare prove, cioè non fa storie. Che cazzo. Allora, vediamo un po' qua. Io posso salire qua, ma quella non la raggiungerò mai, no? O sì? Da questo lato? Attenzione. Allora, devo cercarmi, ricordarmi i tasti di due grimaldelli perché è un dramma. Allora, F6, F7, ok. Perché sennò è un dramma. Ah, niente, questo serve un pulsante o qualche altra cosa per aprirlo, ok. Attenzione, abbiamo svoltato, siamo entrati. Facciamoci prima un'idea di come è fatto sto posto. Questa è chiusa. Ah, si può salire ancora più su volendo. Quanto me ne pentirò di questo per fare. Ok, pensavo peggio. Il pavimento di metallo. Vabbè, un posto vale l'altro per entrare. Silenziosissimo qua. Sì? Obiettivo completo? Ah, questo è l'ufficio principale. Ok, devo rubare almeno 500 loot io in tutto ciò, eh. Ricordiamocelo. E questi sono nomi di recenti meccanisti mi hanno, insomma, chiesto di sviluppare delle lenti speciali per loro. Appena ricevuto una piccola consegna di cristalli di addonizio rari e di valore per questo scopo. Per motivi di sicurezza vorrei richiedere l'installazione di una faccia di metallo
sarà un dispositivo di sicurezza. Nella mia zona entro la prossima settimana. Non ho i fondi per sostituire i cristalli se venissero rubati. E ho sentito che i meccanisti possono essere, insomma, poco portati al perdono, diciamo. Noah Germ. Era uno dei negozi che c'erano sulla mappa. 0928 Noah Germ. Che non so, non c'è scritto cosa vende. Però vedi, qui sono letteralmente magazzini utilizzati dai mercanti del posto, no? Della città. Quindi Lady Angelica sperimenta la potica, l'abbiamo vista prima. Quella che cercava i tester per le pozioni. Poi c'è oggetti d'arte in vendita di Lord Porter. Alcuni non sono segnati. Questa è la compagnia di esportazioni. Mine 11 steaks. Ma steaks inteso come bistecche? Gli altri non sappiamo cosa siano, però. Ok. Ah, ci sono segnati pure gli ascensori. Ah, che figata. Ascensori sono questi qua. Questi quadrati verdolini qua. Ok, noi però siamo al piano di sopra adesso. Ok. E questa è la posta, letteralmente. Mi pare di capire. Sei stato sfrattato, prendi 2 giorni per portare via le tue cose, verranno rimosse dalla proprietà. Ah. Ma aspetta, a chi è indirizzata questa? Lucky Seventure. La nostra ispezione annuale del tuo spazio è avvenuta la settimana scorsa. Il nostro ispettore ha trovato di non poter arrivare, ha scoperto di non poter salire al secondo piano o al primo piano, perché il pulsante dell'ascensore al piano terra era danneggiato. Perché non hai riferito di questo problema? Per favore, contattami al riguardo. Non mi piace quando dell'equipaggiamento sulla mia proprietà non funziona. Stiamo ricevendo anche delle lamentele da E.B. Bramrich. Lui ha preso in affitto lo spazio d'ufficio sotto il tuo ufficio al secondo piano e dice di sentire strani rumori di notte. Dacci un'occhiata. J. Rampone, vicepresidente. Rampone è la proprietà di questo posto. Cioè ha scritto, questo è il centro dei magazzini Rampone. Ho molta stima per il tuo lavoro e sai che è stato per mia raccomandazione che la mia fratellanza ti ha contattato. Ora mi confido che tu abbia ricevuto questo è il tizio di prima. Sono quelli che hanno contrattato, insomma, hanno chiesto di lavoro al tizio per fargli fare le lenti. Quindi io confido che tu abbia adesso ricevuto già una piccola consegna di lenti cristalli di Adonizio. Entro il prossimo fine settimana avrò bisogno di 10 lenti, ricavate dal cristallo che hai ricevuto. Ciascuna lente deve essere larga 3 unità con un spessore di esattamente 2 unità. Una faccia deve essere concava e un'altra confessa. Affrettati e portami insomma, il tuo risultato perché io lo provi. Friend Capezza. Ok. No, Gem è un macinalenti, letteralmente. Uno scolpilenti. Ah, attenzione. Così, un tesorito, un tesoretto al volo. Ah, ma sono 2 qua. Questi meccanisti abbiamo letto prima. Il nostro affittuario, Lucky Seventure, non ha pagato l'affitto da un po'. Nessuno lo vede da settimane. E io ho affisso dei manifesti nelle strade della città con la sua foto per trovarlo. È da un po' che sospetto di lui e scommetterei il suo dado d'oro che stava gestendo, diciamo, una bisca in questo posto. Non penso che tornerà ora che, insomma, che le giacche blu lo stanno cercando. Ok, quindi lui è quello sfrattato. 0266 è stato sfrattato. E mi appresto progetto di ripulire il posto in un paio di giorni per affittarlo a Gonzales. Quindi proprio bene, se andiamo al 0266, se riusciamo ad entrare,
possiamo sgraffignargli qualcosa. Mi dispiace che abbiamo dovuto sfrattare Gonzales per fare spazio a Capezza. Quindi io ho proposto un buon affare su questo lotto, visto che è più piccolo di quello dove era prima. Paolo sei di Capezza, potessi chiedergli di non fare rumore. E poi la lettera che abbiamo visto prima di chi si lamenta del rumore la notte, ok? Tecnologia dei meccanisti. Questo dispositivo non è configurato. È ora configurato per tuo uso in modo che i gestori del magazzino possano entrare facilmente in ogni area degli affittuari. Quindi il proprietario può entrare in tutti i magazzini. Quando desideri aprire un'area richiusa, devi inserire i 4 numeri del suo indirizzo. Ok. Quando hai inserito il numero corretto, lo dovrebbe mostrare sul display. Insomma, sul quello che è. E questo farà aprire la porta verde dell'area in questione. Però si può aprire una porta alla volta. Se ne apri un'altra, si chiude la precedente. Se hai domande, indirizzale a me. Ok, quindi 411? Non mi trovo, però, che non sono 4 cifre. Bello, è complicato, un sacco di roba. In teoria possiamo aprire il tizio che diceva prima che c'era la bisca clandestina. Come primo obiettivo, io direi di andare lì. Noi adesso dove siamo? Noi adesso siamo qua. Ok. Beh, possiamo farci tutto un giretto per questo posto qui. Interessante, boh, sta cosa di poter aprire. Proviamo ad aprire questa. Kilgore Weapons Meeting qua. 0590, per dire. Che su questo piano ci si può accedere, credo. Guarda là! L'animazione delle cose. Mi sono già dimenticato il nome, il numero. 0590. O 98. Se non è vero 0 o 9. È un 8, è un 0, dai. Come si usa? Ah, con questo. Ho bevuto qualcosa, non so cosa ho bevuto. Ho buttato un oggetto. 0 5 9 0. Ho visto la chiave. Ok. Ho preso la chiave. Quindi linea di principio, mo se io esco da qua. Dovrei stare qua ancora. Però fra un po' dovrei arrivare. Salviamo. Non c'è gente qua. Io ti rubo tutto, figlio mio. Resoconto finanziario. Pagato tutto l'affitto. Pagato le 3 settimane dovute. Pagato e non pagato. Fra 2 settimane prossime. Ci siamo pure noi qua. No, che noi non siamo affittuari di un magazzino. Affitto pagato da DM Gill settimana scorsa. Vabbè, tutto pagato. Beh, questo è la. Sono gli affitti. Ok. Ok. Vabbè, abbiamo rubato qualcosina. Ecco. Qui dove siamo entrati, no? Sì. Quindi dove cacchio stiamo? Vedi, sta porta qual è? Ah, dall'altra, esattamente dalla parte opposta sono andato, ok. No, allora torno indietro. Non mi è molto chiaro, però.
Dovrebbe esserci una porta subito a destra di qua. Questa? Non va all'esterno questa? Ok. Quindi in linea di principio qui sulla sinistra dovrebbe essere aperto pure il magazzino sopra. In realtà non mi serve stando io già qua sopra, no? Io per... Ah. Quindi no. Non apre le porte interne. Io adesso devo uscire e rientrare da sotto, fondamentalmente. I pavimenti di metallo sono la iattura, però. Lo possiamo dire. È incredibile quanto aiuti sta roba di evidenziarti dove sei. Sì, abbastanza. In realtà poi ci arrivi, però sì. Almeno non ti dice esattamente la stanza, però. Sì. Scusatemi, Memo, dove cazzo sto qua? In teoria? A lot of that's because of the mechanists. I was in Dayport just last week. All the trees are gone and there are giant chimneys spewing out foul. Ok, la bustola, mi serve una bustola. Devo capire. Devo capire da che lato sto girato. Che palle! Well, there's more to the mechanist than just factories. Quello è nord, mo, o è l'obiettivo? Non ricordo mai se questo mi porta al nord o all'obiettivo. C'è gente che fa pure la... Questi mi hanno sentito prima, mannaggia. Esploriamo, dai. Allora, queste porte qua non le apriamo. Sostanzialmente queste porte... Ah, ho rifatto il giro? Ok. Però io come c'entro da qui? È una bella rottura di scatole dove fare avanti e indietro, che devi aprire una porta, poi vai lì, pola, devi tornare su, riaprire l'altra. Tocca liberarsi delle guardie, in un modo, in qualche modo. Sono delle scale che scendono. È un manichino quello, vero? Per il tiro con l'arco, no? Ben giocata, mi sono un attimo preoccupato. Che qui usciamo fuori. Ma non c'è una scala che scende in sto posto, scusate. No, c'è una scala che sale. Non abbiamo però una mappa del piano del tetto, a sto punto deve essere. Cosa sto guardando? La cazzo di torretta? Ci sono le torrette in sto gioco, mo? Ok, questo non me lo aspettavo. Nettamente una torretta. Ci posso tirare una freccia d'acqua e si...
si distrugge, chissà. Non credo, eh. Ci proviamo, ma non credo. Andrebbe colpita, credo. Ok, no. Forse l'avevo colpita pure prima. Con le frecce normali. Faccia di metallo che chiedeva quel tizio prima. Ok. Vabbè, che sarà mai, dai. Quindi le facce di ferro che chiedeva il tizio prima sono queste robe qua, sono le torrette. Ma continua a suonare in eterno? Però guardi, non arrivano. Aspetta, forse quella roba lì, eh? No. No, ok. Però non mi sta fregando. Non mi sta cercando nessuno, no? Non mi sembra efficacissima sta. Mi mangio una ciliegia, la faccio a volte. Non mi è molto chiaro l'utilità di questa cosa. Non stanno reagendo granché, però. Che mi faccia pure comodo se venivano qua, onestamente. Venivano tutti quanti qua. E io me la sgattaiolavo in scioltezza dall'altra parte. Invece no. Ok, siamo tornati al piano terra. Building B. Ah, sono entrato nel building B. Mi sono completamente perso allora, ragazzi miei. Completamente perso. Quanto abbiamo rubato fino a mo? Si può sapere? C'è modo di sapere quanto loot abbiamo? 70, 125, che okay, siamo ben lontani dai 500. Qualcosa dietro, attenzione, 200, no, 185, niente di... vediamo questa porta verde di quale cacchio di posto è. E queste? Oh, è un ascensore. E questo ascensore. Mi immagino. Ok. Beh, qua posso camminare serenamente, non mi pare. Quindi questa è chiusa per forza. 1 Mechanism Material Storage Bay. Questo. Ok. Sì, ci sta, di fondo all'ascensore. Questo è ovviamente chiuso. It's never really anything. Un milione di guardie qua, però. Sei molto spaesato in questi giochi, che è una roba figa, per carità. Ah,
artefatti rari, uffici. Però noi siamo dall'altra parte, siamo in questa stanza, sala conferenze, ufficio del presidente addirittura. E non c'è una guardia? Ah! Ma è dove stavo prima? E ho trovato pure come si spegne la guardia. Ah, quindi questo è l'ufficio del presidente? No, questa è la sala conferenze. Con dei soldi, però non l'avevo visto. Ok. Pensa Vito che gioca a Tifa, vero? non glielo auguro nemmeno. Cioè. Ok, ok, vedi, così adesso comincio a farmi un'idea di dove sto. E questo è il bello. Ok, quindi io sto qua. Io volevo entrare qua, però. Da dove si esce a sto posto? È questo che mi sfugge al momento. Senti, proviamo a uscire da qua dentro. Ah, qua dove ho fatto il salto prima. In linea di principio. I hear Captain Davidson came into port about 4 hours ago. Questa qua sotto dovrebbe essere la dirty smuggler brought us some spice. There's none to be found anywhere within this cursed city anymore. I know what you mean. I used to grow my own spice. As well as fruits and vegetables, but all my crops died months ago and won't grow back no matter what I try. It's as if all the plant life in the city up and died. Have you noticed that all the trees in Eastport are wilted and dead? Maybe Davidson will smuggle in trees next. I don't know where he's getting the spice. Ma ci vado là. No, uff. He's quickly becoming a rich man. Il tasto per camminare. E io cammino di solito in realtà. Cioè, sto camminando adesso. Poi con shift corri. Ma così sto camminando, credo. Di default cammina, non corre. Voglio salire su sta passerella, poi scendere per quei posti. Proviamo così. C'è un tasto per camminare ancora più piano di così. Che è un dramma. Già così è lentissimo. Che hai fatto i cazzi tuoi tu, eh? Che dove stiamo andando qua però letteralmente? Non mi è chiaro. Un tasto per andare ancora più piano. Ancora più piano e sto fermo però. Onestamente. Ah, questo dici. Non è manco. Non è manco impostato, eh. Non è. In realtà non c'è manco, però non c'è cammina. Ah, eccolo qua, walk forward. Sì, effettivamente. C'è. Però alcuni non capisco. Alcuni, per esempio, non sono messi empty in teoria. Però io quando premo shift corre comunque. Quindi non so. Non saprei come risolverla questa. Metterci un altro tasto per camminare ancora più piano. Non, di default non è configurato, quindi non so.
Questo non è 0590? No, questo è 793 qualcosa. Ah, perché io sto uscendo da questo, mi trovo di fronte a questo. Mentre io voglio andare qua. Minchia, è più grosso sta mappa. Oh. Quindi quello è chiuso. Però me ne posso andare via. Via casse, diciamo. Quella lì in fondo dovrebbe essere 0590. Guarda come mi sta cercando quello là sotto. Siamo d'accordo, no? Esatto, che questa che vedo qua è questa qui. Quindi se io entro lì dentro... Ah no, devo fare tutto il giro, che non si entra di fronte. Devo fare tutto il giro di qua, di qua, di qua, arrivare là. Ancora lontani dalla meta. Ok, dovevo aprirne un'altra. Sono riuscito ad aprire quella in assoluto, più dito nel sedere. Ma posso scendere senza morire male, secondo voi, da qua? Quella è roba buona? No. Qui è dove sto stordito il tizio prima, no? Flash bomb. E non ho capito che freccia ho preso, però. Freccia rumorosa e un altro flare. Devo ricordarmi di usarli sti flare, però, se mi illuminano un po' la strada. Quindi qua c'era la guardia che faceva la ronda, però adesso non vedo. Qui c'è l'amico che ho addormentato prima. Giusto? Sì, eccolo qua. Mentre questa è Lady Angelica Experimenta. Quindi c'è tutto il giro devo fare, mannaggia a me. Vabbè. E non sarà facile, cazzo. Sono tornato all'inizio della missione. Cioè ogni volta che voglio aprire poi una cella, uno di questi portoni, mi devo rifare tutta la strada, devo risalire lì sopra, mettere un altro numero. Qua è dove sono entrato un po' spudoratamente prima. E mi hanno sgamato. Ah, questo? Qua è per insegnarmi a usare i rimaldelli? Scouting orb? Ah, davvero? Scouting orb. Allora, quella guardia lì dobbiamo, secondo me, la dobbiamo tramortire. Ah, ma sono tante, mannaggia. Ah. È una scala quella, secondo voi? Ok, non sono guardie quelle. Ok. No, dai, che cacchio dici? Ah, giusto, che non era un quick save. Fatto. Ok, lì non era buio. In quell'angolino lì mi... C'è un problema in questo gioco, abbastanza fastidioso, che il tasto per raccogliere gli oggetti è lo stesso per usarli.
Quindi se tu clicchi il tasto destro del mouse, raccogli le cose, ma se ti scappa un altro click, usi la cosa che hai raccolto, che non è benissimo, esattamente. Non è esattamente il massimo, ecco. Non ricordo mai qual è il tasto R, no, R butti le cose. Come si azzerano gli oggetti? Devo fare ogni volta sta cosa. Ci vuole sempre un po' di una fase di riprenderci la mano. Sicuro non c'è una scala qua. C'è la scala qua, facciamo così. La scala di prima. Facciamo il giro da sopra, ma almeno so più o meno dove sto andando. Più o meno. Si era incastrato per qualche motivo lì, non so, non mi chiedete perché. Non proseguiva più. Scivolava lentamente di lato, non so perché. 0624 però è buono. Ma qua dentro ci siamo entrati? Qual era il problema qua dentro? Che non potevo scassinarla, vero? Non è con una chiave che è buona. Mi pareva impossibile che io dovessi fare sta manfrena, quindi io qua posso aprire intanto questo. Che numero è questo? 0624 e poi rimetto 0590 per andare da lì. Un po' meno rumore magari. Qualcosa di utile? Jabril, 50 della mia ultima offerta per i denti dei miei antenati. Quasi penso tipo che farei meglio, insomma, andarmi a fare un giro nella foresta, raccattarmi da solo le mie erbe, dannati siano i banditi pagani, piuttosto che pagare i tuoi prezzi. Che lei è la farmacista, diciamo, l'erborista. È una scopa. Questa non serve. Abbiamo recuperato una pozione. È questo ascensore? Dove mi ascenza? Scopriamo. Questi cosi possono aprire dall'altro lato? Come funziona? No. Ok. Quindi ci dovrebbe. Non capisco. Dice di trovare il lockbox. Find the lockbox for the door. Cosa cazzo è un lockbox? Come si unlocca il lockbox? Ci dovrebbe essere un interruttore di qualche. Ah, Madonna, che ciecato! Ah, lockbox, quindi è una serratura, banalmente. Me la posso scassinare questa, spero. No? Ok, vabbè, sti cazzi, però che non volevo stare qua, però. Che a volte è proprio buio. Stessa cosa qua possiamo fare, no? Sì. Così non serve più aprire sta cosa ogni volta.
siamo tutti più contenti, eh? Allora, piuttosto, ora il mio dubbio è: ci sarà un altro di sti baracchini con sta serratura qui lungo il percorso? Che potrei aprirmi pure questo, potrei aprirmi prima di andare qua, che è il mio obiettivo. Potrei aprirmi il 0457 di Cid Capezza qui. Facciamolo, dai. 0457. Era quella la leva che dicevi, Erma? Cioè, letteralmente la serratura. E questa? Ma che statuina di pregio. Qualche altra cosa? Ma sti flare come funziona? Ok, così. Volevo capire. Che non è una leva, è una serratura, però sì. Ah, io qua ce l'ho già entrato, mi sa. Questo è il... No? No, ok, no, non è dove avevo aperto io. This place looks like an inventor's shop. There's probably a valuable gadget or two around here. Un altro scouting orb, soldi. Soldi, buono. Nella stanza dove ho trovato il primo robot c'era una porta all'altra parte della stanza e una leva in... Non l'ho proprio visto. Quindi questo è uno che produce sti cosi qua. Li puoi usare tipo torce. Questo lo capì. High voltage. E se li butto a terra così rimane qua e lo posso riprendere. Però come faccio a toglierlo? Ah, dopo un po' si consuma. Perché non capisco se posso interagire con sto coso in mano. Consumato già. Non ci sta niente sto piano, al piano di sopra qua. Ok, non sono interagibili sti cose. Vabbè, abbiamo recuperato un orb. Qui ci dovrebbe stare la... Ah, c'è anche un altro flare. Questa non è roba rubabile, no. E qua possiamo aprire questa, però. Allora, questa ci vuole l'altro grimaldello? Ok. Ok, torniamo di là. 059, rifacciamo. A quanto stiamo a soldi? Era qualcosa blu, vero? Cioè. 2,95, minchia, ancora lunga se la facciamo. Perché stiamo andando proprio in sto posto qua? Non mi ricordo. Ah, perché c'era la bisca clandestina. Quindi presumibilmente soldi. Però io stavo salendo per sopra, stavo venendo prima. Che qua c'è l'amica guardia. Che dobbiamo in qualche modo sistemare, forse no.
qua, no? Allora, adesso sono nell'ombra e nell'ombra non mi dovrebbe vedere. Devo anche stare fermo, lo so. Non è questo? Mi sono perso. Must be Uriel. Well, you're late. I thought I made it clear to you, Hammers, that I don't like to be kept waiting. Be thankful I treat with thee at all, unbeliever. Tis late, and I seek to finish here quickly that I may return to my brethren. Well, my cranky friend, head this way and I'll show you to your shipment. You know, you Hammers used to bring a lot of money my way, but I haven't seen you around lately. I require but a fourth part of mine usual order. Is all we are needful of. But our numbers have fallen since the rise of the accursed heretics. Voi non avete visto niente? You mean the mechanists, right? Speak not that accursed name to me. They follow not the way of the master builder, but a false prophet who twists holy molto... scripture to his own selfish desire. Nay, worse still, those infidels would raise his lies to the level of holy word. I've been hearing a lot about them lately. Something over there. Don't know what to think of them yet, but it seems like they've got plans to improve the city. L'ultimo anno è stato molto interessante. Gli, come li chiamavamo questi? Martelliti? Sono questa setta di, come dire, che ha come concetto fondante l'ordine e la tecnologia, se non ricordo male, no? E c'hanno i martelli come simboli. I martelliti erano insomma i miei clienti più profittevoli. Produco armi per loro da quando ho iniziato a lavorare, ma ora succede sempre di raro. Il loro ordine ha cominciato a disgregarsi circa un anno fa e io ho cominciato a preoccuparmi delle mie future finanze. Le mie preoccupazioni non sono durate a lungo perché sono stato assunto dalla nuova guardia cittadina per produrre le loro spade e armature. L'unico problema che ho è che non ho dove mettere questi vecchi martelli che mi stanno insomma sul groppone. Mi pare di sì, sono quelli che pregavano. Perché pregano al grande, il grande artificiere lì, il grande meccanico celeste. Cos'era quello? Don't know what to think of them yet, but it seems like they've got plans to improve the city. Making life better. Ah, ma è un martellita lui, c'è il martello. Meant thou that to pain me? That mistake cost thee thy life. Affanculo, no? Pensavo fosse un mercante locale. Ma qual è l'ultimo salvataggio questo? You must be Uriel. Well, you're late. I thought I made it clear to you, Hammers, that I don't like to be kept waiting. Be thankful I treat with thee at all, unbeliever. Tis late, and I seek to finish here quickly that I may return to my brethren. Well, my cranky friend, head this way and I'll show you to your shipment. You know, you Hammers used to bring a lot of money my way, but I haven't seen you around lately. No! Scappa, cioè. Mi importa relativamente poco. No, però se chiami le guardie è un problema, però, Ciccio. Vabbè, tanto. Mentre arrivo me sono già andato io. Well, my cranky friend, head this way and I'll show you to your shipment. You know, you Hammers a lot of money my way, but I haven't seen you around lately. Ma con chi sta parlando? Fatto la meccanica di scalare le cose è identica a quella di Sissi Shock 2. O comunque molto sì. Cos'è questo? Scusatemi. Ah, sono frecce d'acqua queste. Ok.
Per qua c'era solo il registro, che non credo che valga granché aprirlo, però. Vabbè. Ma al piano di sopra sono sicuro che troveremo ampi tesori. Ah, i martelli, è vero. I martelli avanzati. Ah, dentro ste casse qualcosa di prezioso? No. C'è una forge sugli scaffali. Altro martello. Oh, un po' di frecce. Un sacco di frecce. Una tonnellata di frecce. E un martello. Poi mi ricorderò che le cose le posso pure lasciare a terra piano. Ok. Sono delle spade di cui ovviamente non ci facciamo niente. Quindi non era manco qua però. Questo chi è? Questo non è il magazzino che cercavo. Buonanotte. È 0590 questo. Ah sì. Quindi non era lui la bisca lì. Sono completamente in sala nulla. Ah no, è vero, è che avevo detto andiamo prima dal fabbro. La bisca era, mi sa, non ricordo qual era. Quindi poi io devo uscire e ricambiare il numeretto, porca miseria. Che strazio sta cosa. Siamo entrati in questa. Ok, era questo forse il tizio. Ah no, era 0266, era Lucky 71, mi sa. Torniamo giù. Sta cosa? Ah, la puoi chiudere dall'interno. Forse era questa la leva che diceva Elm prima. Voglio vedere se di qua. Se di qua c'è. Vabbè, Cizio. Scusami, nel senso, non tu stai zitto, però. No, vieni qua. C'è un altro baracchino con le leve. Cioè, con le leve, con i numeretti per cambiare, per aprire le porte. Così non devo fare tutto il giro ogni volta. Ma mi sa di no, eh. Questo è 6013. Ok. Chi sei tu? No? Seems peaceful enough now. Affanculo però, cammini troppo piano. Ah, lui c'ha l'arco, che non reagisce. Non sei sveglissimo, io. Ok. Vabbè, era chiaramente un raccomandato lui. 05188. Ah, vedi, qua c'è un altro baracchino, vedi. Quindi è meno fastidioso. TM Blackheart. Ok, apriamoci questa visto che stiamo qua. Ci facciamo queste due e poi stacco, dai. Ma come? Ah no, la chiave dovrei avercela. No. Questa
Quindi abbiamo detto 5188. I hear this guy is quite a popular musician. His unpublished work. È un musicista famoso, le sue opere ancora inedite dovrebbero essere preziose. Cos'è sto coso? C'è un'indicazione. Istruzioni di me. Se vuoi sbloccare questo tipo di porta hai bisogno dell'ingranaggio appropriato. Inserisci l'ingranaggio corretto nel meccanismo di di chiusura. Quando il meccanismo è completo con l'ingranaggio corretto, allora ammira l'ingranaggio di girare e aprire la porta. Per coloro che non hanno l'occhio per distinguere l'ingranaggio dal suo parente, sappi anche che se usi quello sbagliato non succede niente, insomma non funziona. Ingranaggio, ce l'avrà in casa? Voglio capire, voglio sperare l'ingranaggio. Ma devo cercarlo fuori. Che palle sta cosa degli oggetti selezionati. Mi sono bevuto un'altra pozione inutilmente. Credo. Non ci posso fare niente qua allora, mi sa. Devo trovare l'ingranaggio. E dove? E come? Ah no, eccolo lì. Mi sembrava strano. Simpatica strana. Ho un corno. Ok. Una roba di utilità mi sfugge. Che c'è tutto? Cioè. Ah no, questo qui. Questo credo sia un. È un disco da. Da clavicembalo automatico, diciamo. 370, siamo ancora. Molto ultima la canzoncina qui, la musichina. Però ci stiamo avvicinando, alla meta. Posso riprendere l'ingranaggio? No. Ci stiamo avvicinando. Ok, quindi 6013 possiamo fare. E poi basta per oggi, 60-13. Ah, 2 ore e mezza abbiamo fatto. Vedi che mo c'ho sto coso. Ci deve essere un tasto togli oggetti. Come c'è quello posa le armi. Che altrimenti impazzisco. Backspace, ok. Era 6013. Mino makes the best steaks in the entire city. His recipes may catch me a pretty penny. Ah no, po' bistecche. Te ti posso uccidere senza remore però. Non che sia facile da colpire. Schifo di rumori fanno. Qui sono bistecche, effettivamente. Cioè, le sue ricette mi farebbero guadagnare bei soldi, quindi vediamo. Ma devo dedurne forse che sto tizio fa le bistecche coi ragni?
Cioè, dà da mangiare le robe ai rani. Cioè, cioè... Che cosa brutta. Io credo sia il caso di usare delle frecce in questo caso. Se passa attraverso le sbarre come dovrebbe essere. Non ricordo come si posano le armi. So that's my whole secret ingredient. Eh sì. L'ingrediente segreto non è l'amore. È ragno. C'è niente dentro? $4.20 però, attenzione. Abbiamo quasi fatto. Però devo salire su, voglio vedere che ci sta su adesso. Altri ragni? Devo entrare dall'altro lato, vero? L'altro ascensore devo prendere. Ah no, si apre. Ah, li tiene in gabbia, sono le gabbie. No, tipo c'è la frigorifera questa. C'è niente di valore? C'è una coscia di prosciutto di ragno? Beh, che fregatura però, fino a qua sono venuto, non ci ho trovato niente. Poi sento un rumore di ragni, non capisco dove. Ho finito i flare, non ce n'ho ancora uno. E suono ambientale per indicare le gabbie. Che viene dalle gabbie, immagino. E l'altro ascensore dove ascensora però, a questo punto. Ovviamente qua ci saranno altri ragni, che è il rumore che sentivamo di là. O no? Ehi, buonasera Luis, buon Natale. No? Una cascia forte addirittura. Ma come la scassiniamo la cascia forte però? Con i lockpick non credo. Sono da da 2 ore e mezza circa, Luis. Infatti stavo pensando di staccare a breve. Voglio capire qua però. Allora, dove cacchio siamo qua? Questa no, allora, questa la posso aprire. Certo, i tasti sono messi un po' cazzo di cane, poi me li aggiusto col mouse, magari. Ok, questa che l'abbiamo aperto prima. Ok, e questa? Ah, qua dobbiamo cambiare il rinaldello per la prima volta. Dove cacchio sta? Ah, ok, vabbè.
No dai, ci deve essere un modo per aprirla questa, non è possibile. Chiave? So bei soldi? No, non tantissimi, ma sono soldi. Ok. A posto, un altro grande successo. E qua? Ah, ok. Allora, qua dove stiamo? Stiamo sul questo delle bistecche. Questo l'abbiamo fatto. Abbiamo fatti tutti. Dobbiamo entrare solo dalla Lady Angelica's Express. No, ci siamo andati da questa. Abbiamo trovato una pozione. Questa allora ci manca. 6937. La galleria d'arte. Il ferro l'ho buttato a terra perché per usare la porta. Tanto dopo un po' si spegneva comunque. Non... Giusto, questi due ci mancano. Ci manca Lord Porter's Fire Art for Sale, che potrebbe essere interessante. E la compagnia di esportazioni qua. Poi c'è pure questo qua. Questa qui ancora. Ce ne sono altre tre ancora grosse da... Quattro da aprire. Visto che stiamo qua però... Ah no, ma questa l'ho fatta forse, no? No, 7933 non mi ricordo di averlo inserito. Abbiamo fatto questa. Facciamoci... Ah, ma me le segna in blu forse quello che ho aperto? Me ne sono accorto adesso. Quello in cui sono stato, le segna in blu. Facciamoci 7933 allora. Gilver Exporting Company. Che cazzo, ci avranno soldi questi. Che dici? Non mi manca moltissimo come soldi, eh. Dov'è che stava il cazzo in bocchio però per... di qua? Sì. 79-33 abbiamo detto. Buonasera Hideo, buonasera e tanti auguri. Tu che strada fai, figlio mio? Ma è questa, no? Sì, no. Ok. Allora, visto che siamo dentro, prima che la guardia torni. Scassiniamoci questa per sicurezza. No? L'altro? Vado, la tastiera col microfono davanti. Ok. Ci avrai qualcosa di prezioso tu dentro qua, no? Ma che ufficio che ci abbiamo? Dietro la mappa c'è qualcosa, no? Vedi che c'era? Abbiamo fatto pure i soldi, giusto? Abbiamo già superato abbondantemente, ma continuiamo. Continuiamo. Ci mettevo i soldi, che c'era una cosa lì dietro. Diario voce 4279. Non so cosa sta succedendo ai miei affari. Ogni tentativo di ottenere profitti extra conduce solo a nuove perdite. Sulla carta, ogni piano di affari che ho progettato con Bamrick sembra impeccabile, ma in pratica falliscono sempre. L'esportazione del mese scorso al governatore Horridge doveva renderci ricchi, ma la nave non è mai arrivata a destinazione. Sospetto pirateria. Ho dovuto prendere un prestito solo per coprire le perdite del mese scorso. Speravo
di rispedire insomma le merci al governatore 2 giorni fa, ma i miei operai hanno difficoltà a insomma, guidare la chiatta e a sollevare Dead Bale, non so cosa voglia dire, quando ne ho bisogno. Li licenzierei tutti in un istante, ma non sono in grado di trovare nessuno che lavori per il poco che posso permettermi di pagarli. Mi dispiace molto, ciò non mi impedisce di derubarti in casa, però. Niente di personale, voglio dire. In fondo sono un mariuolo, c'è poco da fare. Che c'hai in sti magazzini? C'è niente di... nessun motivo per venirci qua sopra. Sembrerebbe di no. Dai, davvero non c'è niente di prezioso qua. Altri soldi, boh, 6,20 è ancora meglio di 5,70. E anche 6,45 è anche meglio di 6,20. Ok, questo l'abbiamo ripulito da cima a fondo, un po' mi spiace, ma mancherò. A posto. Fino ad ora le due prime missioni sono state molto classiche, cioè una di furto e un'altra insomma così. Sono sicuro che si complicheranno le cose come capitava nel primo capitolo, che a un certo punto diventava molto più inquietante la vicenda. Allora, la prossima volta dobbiamo intrufolarci in questo per magari raccattare qualche altra cosa, e non ci siamo fatti ancora questo, eppure un sacco di roba qua non abbiamo ancora fatto, quindi ce n'è di roba ancora da esplorare. C'è tutto in questi posti qua, vada 1, 2, 3, 4, solo che qui è pieno di guardie, però vabbè, un modo lo troveremo. Intanto salviamo, io staccherebbe qui, vediamo un po'. Qualche altro folle che fa live a Natale, vediamo. Se trovassi dov'è la pagina di Twitch, questo qua. Nope. Infatti non so se qualcuno di voi conosce Ashens, che è un canale YouTube, che è anche un canale Twitch. È un tizio britannico che fa un po' di robe, fa un po' di tutto, da recensioni di giocattoli brutti, di robe strane. È un canale interessante comunque. A Natale ha deciso di sta trasmettendo una serie di film per la TV inglesi degli anni 70-80 a tema più o meno fantasmi, horror, delle robe abbastanza pacchiane, ma molto di quegli anni, che sono interessanti. No, non trovo spunti di raidaggio. Stuart Ashens, sì, esatto. Sì, pure lo seguo un po' di meno, perché poi ovviamente non puoi seguire tutti. Lui è il suo divano. Però se vai sul suo canale Twitch adesso puoi vedere qualche... magari pure qualche grosso attore, attore famoso britannico impegnato in qualche... in qualche filmettino d'horror per bambini... in genere per giovani spettatori a budget bassissimo, come tipico della BBC, no? Per dire, in quella che stavo vedendo prima di staccare e cominciare la live, c'era come protagonista, c'era un istrionissimo Jeremy Brett, che è l'attore che fa Sherlock Holmes in quella che è considerata la migliore trasposizione di Sherlock Holmes di sempre, no? Le avventure di Sherlock Holmes è una cosa simile, però non è una stagione intera, non è una sola serie, sono tutta una serie di film brevi, o diciamo puntate di serie TV prese da varie fonti di anni diversi, no?
per cui qualità mediamente bassa, nonostante a volte gli attori bravi, però è proprio quello, fa parte del fascino, diciamo, anche del prodotto. È una roba molto pane e mortadella, però sì, una cosa del genere. Ve lo linko, dai, credo che vada avanti ancora per qualche oretta prima di... Ovviamente non ho linkato un cazzo, scusatemi, copia. Potrei fare un ride a lui, effettivamente, quella roba abbastanza ridicola, però non so se è il caso. Che non credo manco sia in chat, tra l'altro, perché ha mandato ste robe senza commento, semplicemente sono così, una serie di puntate una dopo l'altra senza commento, mandate come cineforum d'altri tempi. Vabbè, bella gente, buon Natale ancora, facciamo che ci salutiamo, ci becchiamo nei prossimi giorni, vediamo come va, che poi devo capire pure, un po' devo lavoricchiare, un po' devo capire se riesco ad andare a trovare Vito a Capodanno, quindi dobbiamo vedere come organizzarci. Statemi bene comunque, quando sarà, alla prossima.